quanto hanno cambiato il rapporto con la tecnologia, i social network per gli scrittori, in particolare per il sottoscritto. Vorrei essere devastante e al tempo stesso estremamente sincero: nulla, nella maniera più assoluta. Hanno aggiunto in me una rabbia ulteriore. Pensare che c'è qualcuno che twitta o che va su Facebook e che ha 140 caratteri a disposizione per poter scrivere quello che io definisco grande, grosso, come può essere la morte, la vita, la bellezza, in 140 caratteri, mi viene da pensare, pensassimo di più ai caratteri di una vita, di un uomo, di una persona, quindi la sua rabbia, la sua paura, quindi questi sarebbero i 140 caratteri che mi interessano. Non ho amore, non ho attenzione, non ho un uso per questa materia, non voglio maledire chi la usa o la sa usare. Sicuramente a me non ha cambiato nulla, ripeto, se non una rabbia e un po' una forma di devastazione culturale. Ho visto persone che scrivono, anche colleghi, che sono in un tale ristorante a mangiare un'insalata e stanno partendo per un tal posto dove mangeranno un'altra insalata. Ecco, io credo, come scrittore, come uomo, come bambina, come bambù e come paracarro, di sentirmi molto umiliato da questo. Poi chi la usa bene, lo sa usare e ne fa un uso, fatemi dire, corretto, c'è sicuramente. A me non ha cambiato nulla, ma non perché sono feticista della carta, non perché guardo solo la televisione, che guardo pochissimo, anzi la guardo ma non l'accendo. Mi è servito rendermi conto come attraverso i social network noi abbiamo abdicato ad altre cose che ci hanno distratto ancora di più. Stiamo arrivando, tu mi chiedi se per un giovane scrittore o per qualcuno che deve nascere questo potrebbe aiutare. Sì, questo può aiutare sicuramente, come la ruota ha aiutato quelli che prima con la quadrata non riuscivano a portare il carretto e a trasportare la materia. Fare una ruota tonda vuole dire sicuramente favorire lo scorrere delle materie, lo scorrere dei prodotti. È uguale, ovvio che uno scrittore giovane, ma in questo momento ti chiedo: quanti scrittori giovani attraverso i social network fanno parlare di sé comunque, ad ogni modo, avendo anche magari nulla da dire? Democraticamente ti dico, hai ragione, mi hai colto in castagna. È vero, questo può servire a chi ha bisogno di altro e non riesce ad avere il privilegio che il sottoscritto ha avuto, chiamiamo privilegio, 35 anni fa. Allora, in questo senso riassetto la mia negatività di prima. Se c'è un uso interessante e specifico, devo riconoscere a certi mezzi qualche cosa, ma non puoi darmi però tutto lo spazio che questi mezzi hanno, stanno prendendo sui giornali, nell'anima della gente, per uno spazio così specifico come quello del farsi conoscere, cominciare ad aprirsi. Non voglio essere antimodernista o antitecnologico, dico solo calibriamo.